Allora ragazzi, come sapete, stiamo partecipando al concorso nazionale a scuola con San Giuseppe da Copertino. Vogliamo conoscere questo grande santo, non solo perché è un nostro conterraneo, un salentino, ma anche perché è il patrono degli studenti, il protettore di tutti coloro che stanno studiando per affrontare un esame. Noi ancora non ne dobbiamo fare esami, però sapete che prima o poi arriveranno e quando arriveranno ci rivolgeremo a lui per chiedergli di aiutarci. Ecco, scoprendo un po' la figura e l'opera di San Giuseppe da Copertino, sicuramente scopriremo ancora meglio il messaggio cristiano. Con un punto a nostro favore, perché abbiamo un intercessore in più, qualcuno che dal cielo potrà aiutarci ad affrontare le sfide della nostra vita, ma soprattutto ad affrontare con fiducia, con serenità il nostro percorso. Poi la spiegazione del maestro Alfredo l'avete sentita? Sì. Eh? Sì. Vi ha spiegato la figura del santo, no? Sì. San Giuseppe. Adesso quello che dobbiamo fare noi è preparare un testo per la canzone, per il concorso. Allora, innanzitutto, secondo me, questo santo, no? Cosa vi ispira? Di dove era questo santo? Di Copertino. Quindi il testo come potremmo iniziarlo? Vediamo. Non sempre di Copertino? Ah? Una stalla. No! Prima, come lo vorresti iniziare? Il santo protettore degli alunni, degli studenti. Sì, bravo. E quindi dove è nato? È nato in una stalla. In una stalla. In una stalla? E che mi ricorda questa nascita della stalla? Quello è lo stacchetto tra una strofa e l'altro.
questa è la melodia di introduzione, cioè quella che cantiamo. Però la dovete fare come la mandorla, sì, riesco. Voi guidatevi durante il canto, vai, vai Giada! Piano piano! Allora, ok, e pure a Gabriele lo metti qui. Ok, mi raccomando, allora durante, all'inizio e alla fine della canzone prendete per mano i compagni. Questo movimento qui si devono sentire bene forte, il suono delle cicale, prestate e poi anche alla fine, va bene? Mentre durante il pianto tenete semplicemente il ritmo, ok? Sì. Allora quindi lasciamo liberi, vi facciano i movimenti che voglio in maniera spontanea, ok? Noi siamo il gruppo delle cicale, suoniamo e suonate. Perfetto, ascolto bene, sì, tieni, vale.